adesso passiamo a una cosa completamente diversa. Bobby Solo. A chissà chi lo sa. Ciao. Ciao Bobby. Ciao. Allora senti, tu hai sempre una tua sigla. Vuoi fare la tua sigla con la voce bassa, bassa? Are you lonesome tonight? Quella è la tua sigla, è la mania maniaca. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Non lo so. Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Basta con questa canzone, basta. No, vabbè, applauso. Grazie. È la sua sigla. Bobby Solo è maniaco dell'America. Omaggio a Delviro. Elviro sarebbe Elvis Presley, perché lui c'ha il pallino di Elvis Presley. Chissà perché ci avrai sto pallino. So che hai tutte le fotografie. Sei partito così. Cosa, a 14 anni sono entrato in un cinema, ho visto Il delinquente del rock and roll. Il delinquente del rock and roll. Sono arrivato a casa Elvis per due ore e ho fatto subire ai miei genitori un altro delinquente in casa, pure io tutto atteggiatissimo. Insomma, così, all'acqua di rosa. Senti, ma sì, casalingo. Senti, ma perché c'è sto pallino, sta mania dell'America, tu? San Francisco, California. Ah, perché l'America è molto bella. Vabbè. Ma perché tu ce l'hai proprio la fissa, hai, come si dice, no o no? È perché quando uno si innamora di una cosa è così. Cioè l'America è un paese favoloso. Mi dicevi prima... Soprattutto la California. Sì, California Dreaming, certo, tu c'è il pallino, sai, parli sempre della California dalla mattina alla sera. Tu hai detto prima sono dei miti di un giovane vecchio. Esatto, no, hai detto? Esatto. Cioè siamo dei giovani vecchi che... Giovani vecchi, lo giriamo, no? Esatto. Hai detto un'altra cosa prima, passati un termine più carino, com'era? Adesso non mi ricordo più. Senti, Bobby Solo, adesso c'è il rilancio di Bobby Solo, no? Dalla finestra. No, no, vabbè, no. Tu sai che i cantanti hanno sempre un periodo buono e un periodo cattivo. Certo. Tu per una ventina d'anni sei stato un po' bloccato, no? In disgrazia. Sei anni, insomma, vogliamo dire, sei anni. Sì, quattro. Quattro anni soli, dopo il boom grossissimo di... È stato un po' un plof, ma... Il plof, ma capita a tutti, no? Sto vedendo che veramente facciamo molti spettacoli con il mio complesso, eccetera, e vedo che la gente mi vuole ancora bene. Ma certo che ti vuole bene, ma io dico, succede a tutti di avere un momentino di calo, perché il cantante è sempre su, è difficile, succede, sono pochi penso quelli. A molti... Molto pochi, sì. Per esempio c'è stato un ritorno ultimamente, il ritorno di fiamma di Morandi, anche lui era un po' con, messo in... Me lo prendi... Papà. Me lo compri papà? Sì. Ora, cioè, anche Morandi era un po' così, no? Ha fatto una canzone di bambini, per bambini però, per riprendersi, carina, va bene. Poi c'è un altro cantante, Mal dei detersivi. Con Furia, Mal dei detersivi. Dei primitivi. Sì. E che con Furia... Però altra... tutti con pezzi per bambini. Oh, come fai? Devi fare un pezzo per bambini? E io penso però che sia molto... Prova un po' a inventarne uno adesso, i bambini. Ma non lo so. Io sono carissimo Pinocchio. No, però la della la madre superiore è carina. La cantiamo tutti insieme. No, dai. Dai, poi è carino. Non lo so. Ma la sai. Ma no, guarda, la faccio io. Fai sentire, dai. Ho bisogno. Com'è? Cioè, tra le rose le viole, dietro l'agno ci sta bene, e la madre superiore. No, noi vogliamo tanto bene, contiamo tutti. Okay. Noi vogliamo tanto bene alla madre superiore. Favoloso. Potrebbe essere il nuovo successo. Non si sentiva il cuore. Tremende queste cose, Bobby Solo a chissà chi lo sa. Cioè, dico... No, io dico, la canzone per bambini tu non la fai. No, cioè, vabbè, il mio produttore mi ha detto... Il tuo produttore, chi è? Il tuo comandante? Andrea Lovecchio. Lui ha detto, è meglio provare con pezzi per 14 anni, ma non per 14 anni. Cioè, voi avete questo bersaglio, il bersaglio della 14enne, però, Perché tu sei partito con la voce bassa, vero? Sì. Ma rifà un po' sto pezzettino, perché lui la chiama la chitarra, perché a Roma si dice chitarra con una R sola, vero o no? Evidente. Non ma si la guerra e la birra. La guerra, la birra e la chitarra. Tre cose. Questo pezzettino basso, quella tua vecchia canzonaccia, quella della lacrima. Vecchissima. Da una lacrima sul viso ho capito molte cose dopo tanti e tanti mesi. Vabbè, era una canzone. Vabbè. Va bene.
Adesso cantaci la canzone che stai per lanciare, che si chiama Dolce. Benissimo. E chi sono gli autori? Andrea Lovecchio e Satti. E io ti domando una cosa, sinceramente, però una risposta proprio vera, guardala, guardala, chi preferisci tu? Cavallino o Handicap? Handicap. Ecco, hai capito che è cattivo. Tutte queste cose. Vabbè, Dolce, vai. Con i capelli corti, le unghie mangiate un po', i jeans con i risvolti, muso imbronciato no, hai gli occhi rossi rossi e col naso che tira su. Dici l'estate è andata, adesso chi ti rivede più? Dolce che sei, ti mangerei. Hai una voglia di piangere, sei lì che non ne puoi più. E invece io, pulcino mio, vorrei soltanto, e tu non sai quanto, non lasciarti più. Farei pazzie, inventerei poesie, posso pure giurartelo, lo giuro su ciò che vuoi. Ti amo sì, dai vieni qui, solleva il muso, fammi un bel sorriso, dolce che sei. Mi dici nell'orecchio, dai su andiamo via di qui, mia madre dallo specchio sta controllandoci. Chi arriva prima all'angolo, forza, sei pronta via. Adesso che ti prende, adesso hai perso l'allegria. Dolce che sei, ti mangerei. Hai una voglia di piangere, sei lì che non ne puoi più, e invece io, pulcino mio, vorrei soltanto, e tu non sai quanto, non lasciarti più. Farei pazzie, inventerei poesie, posso pure giurartelo, lo giuro su ciò che vuoi. Ti amo sì, dai vieni qui, solleva il muso, fammi un bel sorriso, dolce che sei. Bobby Solo. Bene, e terminiamo questa puntata un po' Bobby Solo.